Buongiorno, oggi parleremo dei condensatori di livellamento e soppressione del ripple, i tipici condensatori impiegati negli stadi di alimentazione anodica degli amplificatori valvolari. Sono normalmente contraddistinti da tre parametri: la tensione massima, la temperatura di lavoro massima e la capacità, ovviamente. Negli alimentatori normalmente si tende a sceglierli con una temperatura di lavoro abbastanza alta e una capacità il più alta possibile. Questo si scontra inevitabilmente con lo spazio che abbiamo a disposizione e con il costo. I condensatori elettrolitici sono una delle parti più costose dell'amplificatore, specie se li vogliamo prendere di marche note e affidabili. Una piccola precisazione sulla temperatura di lavoro di un condensatore. Come vedete, questo è il datasheet della TDK e questo è il valore di durata del condensatore. Qua praticamente loro dicono che un condensatore a 105 gradi centigradi, se utilizzato a 105 gradi centigradi, ha una durata maggiore di 2000 ore, con un decremento della capacità minore o uguale al 20%. Questo significa che un condensatore comunque sottoposto a una temperatura ha una certa durata in funzione della temperatura. Più è alta la temperatura e meno dura il condensatore. Diciamo che non è che si brucia o va in corto. Normalmente si tende a seccare l'elettrolita, quindi perde capacità. Quindi andando avanti nel tempo, più sarà alta la temperatura, più velocemente il condensatore perderà le caratteristiche e perderà quindi la sua capacità nominale. Per loro natura gli amplificatori a valvole scaldano parecchio, quindi quando scegliete la temperatura di lavoro di un condensatore cercate di scegliere la più alta possibile, vi dureranno molto di più e non sarete costretti a cambiarli. Un'altra cosa a cui occorre prestare molta attenzione è la tensione massima che può tollerare il condensatore. Questa è funzione della tensione anodica che dovrete poi avere sulle valvole finali di potenza. Ricordatevi che nel momento iniziale in cui accendete l'amplificatore, i catodi delle valvole sono ancora freddi, quindi l'assorbimento a livello di corrente anodica sarà minimo e avrete la massima tensione ai capi del condensatore. Quindi è fondamentale conoscere questo valore, perché altrimenti non potete scegliere in modo scrupoloso la temperatura massima di funzionamento del condensatore. Ultima cosa, ricordatevi che la tolleranza della tensione di rete di distribuzione di energia elettrica è il 10%, quindi la tensione di rete può arrivare a 253 volt. Questo si ripercuote tramite trasformatore di alimentazione anche sulla tensione massima anodica che avremo ai capi dei condensatori. Quindi mantenetevi un buon margine di tensione. Quando scegliete un condensatore di livellamento, calcolate sempre almeno un centinaio di volte in più per essere tranquilli. I tipici condensatori di livellamento moderni che si utilizzano sono derivati comunque dal mercato degli alimentatori switching, quindi sono particolarmente performanti per quanto riguarda l'induttanza parassita serie e la resistenza parassita serie. Quindi l'evoluzione del mercato in questo senso ci aiuta. I condensatori NOS o roba del genere lasciateli perdere. I condensatori elettrolitici difficilmente sopportano dei lunghi tempi di stoccaggio, perdono le caratteristiche, il dielettrico si secca e sono praticamente inutilizzabili. Quindi una volta che abbiamo deciso che tipo di condensatore prendere per quello che riguarda la temperatura massima di funzionamento e la tensione massima di funzionamento, dovremo capire qual è la capacità che ci può interessare, qual è la capacità accettabile per ridurre comunque il ripple a dei livelli inudibili. La scelta della capacità del condensatore di livellamento o dei condensatori di livellamento, meglio. Allora, partiamo da un presupposto. Non riuscirete mai a infilare in un amplificatore
un condensatore del genere, e ce ne sono anche di molto più grandi. Quindi partiamo prima di tutto dallo spazio che abbiamo a disposizione. Poi, seconda cosa, non c'è una capacità massima che si può mettere, cioè quella è determinata solo dallo spazio, perché più è grande la capacità di livellamento e meglio è, non c'è un limite massimo. Anche sul Ripple residuo il discorso si fa complesso, perché il Ripple accettabile dipende dalla reiezione del Ripple del vostro amplificatore. Quindi se noi abbiamo un amplificatore single-ended che notoriamente ha una reiezione del Ripple molto bassa, la capacità dovrà essere per forza più alta. Se invece abbiamo un amplificatore push-pull che ha un'alta reiezione del Ripple, lì possiamo mettere una capacità anche relativamente più bassa, sempre fermo restando che più grande la capacità, meglio è. Questi sono discorsi che si fanno soprattutto per il risparmio. Cioè, capacità più grande, più soldi, c'è poco da fare. Quindi per limitare i danni normalmente si adottano delle soluzioni che non sono esattamente il massimo che si può fare. Quindi riassumiamo brevemente. Uno dei principali problemi che incontriamo con i condensatori elettrolitici è la dimensione. Questo per esempio è un condensatore da 450 volt, 930 microfarad e difficilmente si riesce a collocarlo all'interno di un amplificatore. È bello grande e non è uno dei più grandi che ci sono in commercio. Un altro problema tipico è la tensione massima. Per esempio in questo modulo alimentatore sono stati messi in serie a 2 a 2, perché comunque la tensione in gioco è molto alta, superiore a 600 volt, e difficilmente si trovano condensatori elettrolitici di questa tensione massima. Quindi in questo caso sono stati messi in serie a 2 a 2 dei condensatori elettrolitici con una tensione molto più bassa. Ma adesso facciamoci un po' di male, a suon di matematica, mi diverto un pochino. Adesso vi calcolo quanto è il Ripple e il residuo ai capi di un condensatore, tenendo conto di quanto assorbe un amplificatore. Facciamo un esempio pratico. Allora, prendiamo in considerazione il tipico stadio di alimentazione. Qua ci mettiamo il ponte di diodi. E qua ci mettiamo un bel condensatore di livellamento. Qua abbiamo l'amplificatore e qua l'uscita. Qua un bel altoparlante, una cassa. Allora, prima di tutto dobbiamo sapere quant'è la tensione ai capi del condensatore. Ma facciamo il caso di una tensione di VA uguale 400 volt. Poi la capacità del condensatore C uguale, mettiamo 100 microfarad, e la corrente assorbita dal carico. Mettiamo che è un amplificatore single-ended che assorbe 100 mA. Partiamo dalla considerazione sull'energia stoccata nel condensatore. Allora, l'energia in joule, che chiameremo J1, è uguale a 1/2 CV al quadrato, dove C è la capacità del condensatore, V al quadrato è la tensione, V è la tensione ai capi del condensatore. Quindi in questo caso J1 è uguale a 1/2 per 100 microfarad, quindi 0,0001 per 400 per 400,
Quindi J1 è uguale a, J1 è uguale a 8 joule. Poi dobbiamo calcolare quant'è l'energia assorbita dal carico in un centesimo di secondo, perché è il tempo, questa è l'onda rettificata, fra una cresta e l'altra dell'onda è un centesimo di secondo. Quindi praticamente qui abbiamo 400 volt con un assorbimento di 100 mA, quindi J2 è uguale a 400 per 0,00 e 0,1 è uguale a 40 joule al secondo. Quindi diviso 100 J2 è uguale a 0,4 joule. Poi l'energia residua, che è J res, è uguale a 8 meno 0,4 è uguale a 7,6 joule. Questa è l'energia residua sul condensatore dopo un ciclo di scarica. Adesso altro non dobbiamo fare che ricondurci dall'energia alla tensione, quindi dobbiamo fare la procedura inversa. Quindi V2 è uguale a 7,6 fratto C per 2 radice quadrata uguale 389 volt. Praticamente da 400 volt siamo arrivati a 389, quindi la tensione di Ripple picco a picco è uguale a 400 meno 389, è uguale a 11 volt. La tensione di Ripple efficace è uguale a 11 fratto 2 radice di 2, è uguale 3,9 volt. Adesso dobbiamo stabilire qual è il rapporto di trasformazione di questo trasformatore. Una volta individuato questo, mettiamo che il rapporto di trasformazione lo diamo come dato di targa 14. Per avere la tensione ai capi del carico, che è il nostro altoparlante, dovremmo dividere, lo chiameremo VA, divideremo questa tensione per 14, quindi 3,9 fratto 14 uguale 0,27 volt. Questa è la tensione che avremo in uscita sul nostro altoparlante a fronte del ripple che si instaura in questa configurazione con questi valori. Diciamo che non è bassissima come tensione, quindi sarà opportuno in questo caso aumentare la capacità. Qui non abbiamo tenuto conto del rapporto di reiezione del ripple da parte dell'amplificatore. Quindi questo è un amplificatore con reiezione zero. Abbiamo tenuto conto solo dello stadio finale di potenza dell'amplificatore, perché è quello che poi incide per il 99,9% sul risultato finale, perché gli altri stadi, praticamente avendo un ulteriore filtraggio normalmente, non sono praticamente esenti dal ripple. Quindi con questo amplificatore abbiamo 0,27 volt sull'uscita dovuti al ripple.
Come vedete, il legame fra la matematica e l'elettronica è molto stretto. Questo è un semplice esempio che vi ho fatto per farvi capire come si calcola il Ripple sulla carta senza poi misurarlo. E questo è un metodo predittivo, quindi ci permette di stabilire quant'è il Ripple prima di costruire l'amplificatore vero e proprio. Girando su YouTube ho visto veramente tante castronate. C'è per esempio chi costruisce amplificatori a valvole utilizzando condensatori in poliestere o polipropilene per il livellamento della tensione anodica. È una vera e propria follia. Questo tipo di condensatori hanno una capacità in rapporto al volume che è un decimo rispetto agli elettrolitici, quindi occupano uno spazio enorme. Fare un alimentatore con un condensatore poliestere o polipropilene significa farlo 10 volte più grande. Certo, non hanno il problema della durata nel tempo, durano praticamente in eterno, però a fronte di un ingombro enorme. E questa è solo una delle tante cose che ho visto fare ai cultori della Yand. Cioè, ci sono cose che veramente non hanno senso. Un'altra cosa che vi devo ricordare è che i condensatori elettrolitici non amano l'inattività. Se per caso dovete rimettere in funzione un amplificatore che magari è rimasto fermo degli anni, ricordatevi sempre che nell'attimo iniziale in cui viene collegato, il condensatore elettrolitico, dopo anni di inattività, assorbe una corrente molto alta che serve per riformare il dielettrico sulle armature. Quindi alimentate l'amplificatore con un variac e aumentate gradualmente la tensione in modo da dare tempo al condensatore poi di stabilizzarsi. Con questo penso di aver esaurito l'argomento, quindi vi auguro di nuovo una buona serata, mettete il like su questo video se vi è piaciuto e ciao a tutti.